Già dall'inizio avevo le idee ben chiare, finito il liceo volevo diventare una ricercatrice in biologia. Dopo anni di borse di studio, il dottorato e gli assegni di ricerca, mi sentivo realizzata sotto molti aspetti. Avevo appena firmato un contratto da ricercatrice per 3 anni nel laboratorio di Tor Vergata e ho avuto la notizia di essere malata di cancro al seno. Avevo 31 anni, sentivo sia fisicamente che mentalmente che qualcosa non andava nel mio corpo. Prima ho pensato potrei morire. Superato questo scoglio, ok, non morirò, ma rimarrò sterile. 11 anni fa, essere mamma dopo il cancro era visto quasi come un voler troppo. E io volevo principalmente 2 cose nella vita, continuare a fare ricerca e avere figli. Leggemmo la letteratura scientifica al riguardo e decidemmo di sottopormi ad un trattamento che avrebbe indotto la menopausa sul mio corpo durante la chemioterapia. Un qualcosa di esplosivo, in senso negativo, sul mio corpo. Però stavo facendo tutto ciò che la scienza mi permetteva di fare per diventare in futuro madre. Quando è nata Agnese mi sono sentita veramente guarita. Oggi insegno al liceo e insegno all'università. Continuo a parlare della mia esperienza e della mia malattia perché penso di poter testimoniare che la ricerca risalva la vita. La ricerca è lenta, ha tempi lunghissimi ed è costosissima. La ricerca però può darci farmaci per sconfiggere le malattie. Quello che allora era un approccio sperimentale oggi è la realtà. Per questo io oggi voglio testimoniare agli altri, perché sicuramente ci sono donne fertili che in questo momento stanno lottando contro il cancro e voglio veramente dire loro che la ricerca permette loro oggi di sopravvivere e di essere madri in futuro.